Cari figli, vi invito a diffondere la fede in mio figlio, la vostra fede. Voi, miei figli, illuminati dallo Spirito Santo, miei apostoli, trasmettetela agli altri, a coloro che non credono, non sanno e non vogliono sapere. Perciò voi dovete pregare molto per il dono dell'amore, perché l'amore è un tratto distintivo della vera fede e voi sarete apostoli del mio amore. L'amore ravviva sempre nuovamente il dolore e la gioia dell'Eucaristia, ravviva il dolore della passione di mio figlio, che vi ha mostrato cosa vuol dire amare senza misura. Ravviva la gioia del fatto che vi ha lasciato il suo corpo e il suo sangue per nutrirvi di sé ed essere così una cosa sola con voi. Guardandovi con tenerezza, provo un amore senza misura che mi rafforza nel mio desiderio di condurvi ad una fede salda. Una fede salda vi darà gioia e allegrezza sulla terra e alla fine l'incontro con mio figlio. Questo è il suo desiderio. Perciò vivete lui, vivete l'amore, vivete la luce che sempre vi illumina nell'Eucaristia. Vi prego di pregare molto per i vostri pastori, di pregare per avere quanto più amore possibile per loro, perché mio figlio ve li ha dati affinché vi nutrano col suo corpo e vi insegnino l'amore. Perciò amateli anche voi, ma, figli miei, ricordate, l'amore significa sopportare e dare e mai, mai giudicare. Vi ringrazio.